Cari quaddisti, di nuovo buongiorno. Eccoci nel paddock della gara quad cross dell'ECMA 2010 per la manifestazione di domenica. Siamo nel motorhome del Titiam Arenas, Ostiglio Mobili, e la più grande giovane promessa italiana, proprio un'oretta prima della gara, ci ha dedicato 5 minuti per un'intervista. Grande Andrea Cesari. Grazie. Abbiamo visto una gara di giovedì in un vero e proprio quad cross, in un'arena indoor, salti, ups, tripli, doppi, sconnessioni. Abbiamo visto comportarti veramente molto bene, probabilmente eri uno dei piloti che affrontava le ups con maggiore scioltezza e con tutto sotto controllo. Raccontaci la gara, che dal tuo punto di vista, da dentro il tuo casco, com'è andata la gara, e ricordiamo comunque all'utenza un terzo posto ottenuto veramente con bravura. No, è stata una bellissima gara, è una bellissima vetrina, perché comunque qua è una fiera molto importante. Quest'anno è la prima volta che comunque i quad corrono qui, quindi è stato molto bello arrivare sul podio per la prima edizione qua all'ECMA. È andata benissimo. Allora, la partenza sono partito bene, solo che avevo più sott'occhio Giovannelli che la curva, e quindi mitico Giovanni. A passare Giovannelli sono anche passato fuori dalla curva, però nonostante questo sapevo che dovevo partire davanti, sennò non si riusciva più a passare, e sono partito secondo. Poi comunque alla fine del primo giro Nicola ne aveva molta di più, infatti mi ha passato sempre in modo semplice, e poi mi sono fatto il mio ritmo, e abbiamo visto che col tuo ritmo comunque tenevi il passo dei primi tranquillamente. È stato solo un inizio dei primi giri, avevano insomma un secondino un po' più veloce, però vedevo che comunque non mi sono andati via così subito come aspettavo. E soprattutto vedevamo che nelle ups recuperavi, notevolmente. Sì, perché vedevo che sono riuscito a prendere il feeling con le ups, infatti le prendevo a due a due, perché non erano vere e proprie ups alla fine, erano dei doppi un po' bassi, sì, erano ups allungati, un po' upsettone, insomma. Ecco. Infatti riuscivo a prendere la doppia, 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 e mi sono trovato molto bene, e è andato benissimo tutto. Terzo posto alla grande, ricordiamo terzo Andrea Cesari, quarto Mattia Torraco, quindi anche una grossa soddisfazione, che è per Diana, diciamoci. Sì, è stato grande Andrea. Parliamo tecnicamente, ti abbiamo visto da Marina Di Massa schierare sul tuo mezzo gara una nuova tipologia di sospensioni, che sono state appunto evolute durante il corso dell'anno e migliorate da Emanuele Giovanelle, sospensioni dell'Extreme Tech. Le vediamo, come per quanto riguarda il mezzo di Giovannelli. Parliamone. E queste invece sono le sospensioni sempre da competizione e da allenamento, che sono identiche a quelle che venivano utilizzate prima. Vediamo, queste sono sospensioni standard, cioè con molla esterna, e la nuovo prototipo dell'Extreme Tempo senza molla, anzi con una molla interna che funziona esattamente nel senso opposto. Esatto. Andrea, raccontaci la differenza del perché hai deciso di utilizzare questo nuovo prodotto. Allora, mi sono trovato subito benissimo. Infatti ho usato, la prima volta che l'ho usato è stata a Marina, e già fin dal sabato vedevo che non mi, con questi ammortizzatori o comunque con altri cambiamenti nelle curve non si faceva il mio solito problema, quindi nelle curve non andavo più su due ruote e comunque riuscivo a stare più basso, arrivare più veloce, aprire prima, quindi nel complesso è andato molto bene. Una moto più reattiva, quindi un avantreno esatto, più reattivo e controllabile. È settata meglio. Poi infatti questi ammortizzatori qua li ho provati grazie a Franco. Infatti, Fratton, Extreme Tech, esatto, proprietario e direttore tecnico. Ringraziarlo. E me li ha fatti provare subito a Marina per farmi sentire le mie sensazioni. Ricordiamoci che caro Andrea Cesari Junior, sei il pilota più promettente d'Italia. Grazie. E in giovane età hai combattuto fino all'ultima gara con un certo Mattia Torraco per il titolo, quindi è per Diana, non è stato proprio, insomma, se non le dava a te chi le doveva dare? No, è andata bene anche per quello. E infatti, parlandone con Franco, mi diceva che questi ammortizzatori sono stati fatti molto per sentire di meno comunque le buche e i canali, per una guida più
meno stancante. Meno stancante e più veloce, più migliore. Sì, infatti quello che abbiamo notato, infatti, è una grande reattività dell'avantreno, al di là del fatto che stanchino meno il pilota. Infatti mi dicevano molto che l'avevano, Franco li ha progettati molto anche basandosi sulla sabbia, quindi avendo, con uno so di preciso cosa... Cose sue, via, cose sue, diciamo. Scusate. Però non mi si alzava proprio, non mi si alzava niente proprio. Se riuscivo a stare giù. Sì, alzare quando, signori quadisti, quando un pilota vi dice che non si alzava nulla, intende che le ruote, esatto, riuscivano a mantenere il contatto con il terreno e quindi manteneva una grande direzionalità e riusciva a gestire il mezzo. Ed... Esatto, se il pilota sente che si alzano le ruote, ovviamente gli manca trazione e gli manca il controllo del mezzo. Grande. Invece con questi mi sono trovato subito benissimo, infatti ho fatto subito anche altri allenamenti specifici, anche qua giovedì ho usato queste sospensioni qua, in quanto mi sono trovato subito molto bene, anche sulla terra, infatti... Quindi è un prodotto da consigliare, sì, insomma, per i piloti privati che vogliono avvicinarsi al mondo del quad per il 2011, esatto, indichiamo questa nuova tipologia di sospensioni come qualcosa di quasi necessario, via. Esatto. Questo è importante. Andrea, caro, per questa domenica, qual è il tuo compagno di squadra? Il mio compagno è Nicolò Ruggeri. Come vedete? A Giovanelli e Simonini che dicono che alla prima curva non ce n'è per nessuno, cosa gli diciamo ai vecchi lupi? Dobbiamo ancora vedere tutto perché... Come dobbiamo ancora vedere tutto? Devi entrare a cannone, sì, Andrea, esatto, per Diana. Però se dipende sempre il tempo, i tempi sulle prove cronometrate, perché se... Non riusciamo a partire in prima fila, è logico che loro sono grande, Andrea, questo è importante. Andrea, tutto bene. Ti facciamo grande in bocca al lupo, ti ringraziamo per questi minuti strappati proprio prima dell'entrata della manche e mi raccomando, gas, e siamo ovviamente tutti con te. Grazie Andrea. Ciao, grazie.